Pace bene, Fra Valentino. Pace bene. Dato che tutti i santi amavano la Madonna, secondo te cosa ci potrebbe consigliare lei per capire la volontà di Dio? Beh, diciamo che spesso io ho preso un esempio dalle apparizioni di Fatima riconosciute dalla Chiesa, dove la Madonna dice ai bambini di Fatima: venite qua per 6 mesi consecutivi e io vi dirò chi io sia e cosa voglio da voi. Una mia piccola esperienza personale: c'era un tempo dove veramente non capivo se sposarmi o farmi frate o sacerdote, quello che voleva il Signore, e ho detto: Signore, ma cosa devo fare? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? E trovavo sempre dei segnali dove avevano una data in comune: 13 di maggio, 13 di maggio, 13 di maggio. Ma Signore, ma che significa questo 13 di maggio? La mia domanda era: cosa vuoi che io faccia? Questo o quest'altro? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Mi viene, dopo una preghiera, faccio una preghiera: Signore, adesso fammi capire che significa questo 13 di maggio per capire poi la volontà di Dio, no? E mi viene in mente subito dopo la preghiera, quindi la preghiera è fondamentale, subito dopo la preghiera mi viene in mente Fatima, il 13 di maggio è l'apparizione di Fatima. Allora, vuoi vedere che nel messaggio del 13 di maggio c'è la risposta? La mia domanda era: che cosa vuoi che io faccia, Signore? Messaggio di Fatima: venite qua per 6 mesi consecutivi e io vi dirò, cioè la Madonna, io vi dirò cosa voglio da voi. Allora ho detto: io devo andare a Fatima, vado a Fatima, la Madonna mi dirà che cosa vuole da me. E sono andato, con la permessa della guida spirituale, la benedizione della guida spirituale, sono andato a Fatima e dentro i 6 mesi ho capito che il Signore mi chiamava a dare totalmente la vita, diventare frate e anche sacerdote. Allora, non tutti possono andare a Fatima fisicamente, quindi se tu fai la domanda come posso io capire la volontà di Dio, se ancora non hai deciso se sposarti o farti frate o suora o quello che vuole il Signore, non tutti possono andare a Fatima. Non immagino uno in Cina subito per 6 mesi, ma magari andare nei luoghi come Fatima, in luoghi come Fatima dove c'è silenzio, dove c'è il deserto, perché eremo deserto, sono parole in greco, cioè eremo significa deserto, eremo in greco significa deserto, quindi luoghi di silenzio dove tu puoi capire veramente alla luce della scrittura che cosa vuole il Signore. Allora la Madonna è colei che ci dice: fate quello che Gesù vi dirà. E quindi questo venite qua per 6 mesi consecutivi e io vi dirò cosa voglio da voi ci può richiamare un po' le nozze di Cana, che sono queste 6 giare, quindi che possono anche rappresentare 6 periodi, cioè 6 mesi, ecco, per capire come sposare il giusto stile di vita. Quindi, perché nel Vangelo c'è chi si sposava, c'è come San Pietro lasciava la moglie, c'è chi non l'aveva completamente, quindi ecco. Poi con questo 6, ecco, l'annuncio dell'angelo quando avviene? Il 6° mese. La Madonna, secondo Sant'Antonio di Padova, avrebbe parlato solo 6 volte. Se leggiamo il Vangelo è così. Ecco, pure i 6 gradini di Salomone per salire sul trono, ecco, sul trono della sapienza, perché Salomone era famoso per la sapienza. Ecco, allora se noi cercheremo di prendere un tempo congruo, almeno di 6 mesi, di staccare totalmente la spina, chi lavora si prende un periodo di aspettativa, chi non lavora comincia a sbarciarsi le maniche per andare in un posto dove ci sarà silenzio. È chiaro che poi si dovrà fare guidare da qualcuno che conosce un po' la strada, ecco, cioè dalla Chiesa, di membri che sono garantiti dalla Chiesa. Ecco, allora Chiesa Cattolica Romana, intendevo, perché oggi in certi aspetti c'è un po' di confusione. Quindi se vogliamo la pienezza dei mezzi di salvezza. Quindi alla domanda che cosa ci consiglierebbe Maria, Maria dice: venite qua per 6 mesi consecutivi e io vi dirò chi io sia e cosa voglio da voi. Noi gratuitamente non vogliamo soldi da nessuno, come tanti di voi sapranno che viviamo senza soldi, non che sia male toccare soldi, ma perché è proprio la nostra peculiarità. Se volete possiamo offrirvi un periodo di 6 mesi per capire la volontà di Dio e gli strumenti che sarebbero la parola di Dio, gli insegnamenti della Chiesa, come i concili, i papi, il magistero della Chiesa, i santi, e la guida spirituale, che vi possiamo aiutare anche a sceglierla. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di essere un po' come i santi che amavano la Madonna, condizione indispensabile per diventare santi, perché chi non ama Maria diciamo che non ha capito il dono che Gesù e il Padre gli hanno fatto. Pace e bene e auguri di santità. Quindi almeno sei mesi donate totalmente al Signore e poi vedrete se la Madonna sa mantenere le promesse oppure no. Io vi dico che in 20 anni che faccio, più di 20 anni che faccio questa vita,
mai la Madonna mi ha deluso. Tutti i ragazzi che sono venuti, hanno finito i 6 mesi, hanno capito un bel passo in più per capire cosa vuole Gesù. Oppure arriva. Pace bene.